Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Il richiamo di Mattarella sulla scuola. Ritardi, ma non solo, quasi nulla funziona, è un disastro. Ci hanno spacciato che la scuola riprendeva alla grande, anzi, più risorse, più banchi, più professori. Assunti tanti professori che la scuola non aveva mai visto. In realtà mancano 150.000 docenti in Italia, non 150, 150.000 docenti, mancano 2 milioni di banchi e mancano migliaia, migliaia di aule. Peggio di così non poteva andare. Mancano gli insegnanti, mancano le aule e mancano i banchi, cioè la scuola non esiste praticamente. Non è tutto così, ci sono le realtà che funzionano perfettamente, ma dobbiamo guardare all'insieme dell'Italia, non guardare, ah, ma è vicino Trento nel paese, lì è tutto perfetto, quindi cosa dite? Menzogne. Guardiamo al complesso dell'Italia, non al paesino vicino Trento o al paesino vicino Roma dove tutto è perfetto. Bisogna guardare la complessità. E la complessità dice meno 150.000 insegnanti, meno 2 milioni di banchi, meno migliaia e migliaia di aule scolastiche. Eravamo arrivati a 10.000 aule scolastiche, Salvini dice mancano 20.000, chi lo sa qual è il numero reale, però mancano migliaia di aule scolastiche. Intanto alla cerimonia a Vo' Euganeo, Conte mette le mani avanti, non nascondiamo le criticità. E intanto Giuseppe Conte porta il figlio a scuola, dice: questa mattina all'alba mi sono dedicato alla mia bella veste di padre. Quando era alle elementari lo portavo in classe, adesso che è alle medie l'ho lasciato per l'ultimo miglio che ha percorso da solo. Beh, non so voi, ma quando io ho sentito che l'ultimo miglio lo fa da solo, forse è un po' come la scuola italiana, no? La porto fino a qui. E poi l'ultimo miglio che la faccia da solo, che i presidi si arrangino, che i comuni aiutino le scuole se vogliono. Ecco, l'ultimo miglio è quello che è stato lasciato al governo, l'ultimo miglio. Ce la farà la scuola a percorrere da sola questo ultimo miglio? Non credo proprio. Ma vincere la sfida e ripristinare il diritto costituzionale allo studio, dice Sergio Mattarella. Superare i ritardi, dice Mattarella. Lazzolina ne è sicura, è stata dura, però io non ho mai abbandonato la nave. Il problema è che la nave non c'è mai stata, non che la nave sia stata abbandonata, il problema è che la nave per mettere a posto l'Italia non è mai partita, non c'è mai stata, c'è stata solo superficialità. Ma Lazzolina si commuove e dice: siamo come Ulisse che sta per sbarcare nella sua Itaca. Quindi lei fa la colta, no? Parla di Ulisse, Itaca, cioè, che cultura superiore! Ma non è importante sapere chi era Ulisse e che sta per sbarcare nella sua Itaca. L'importante è riuscire a fare il lavoro di ministro bene. Ma come dice la Giorgia Meloni, prendi il primo che passa e poi lo metti a un ministero e ti ritrovi Lazzolina. Oppure quello che dice Calenda, gran parte dei ministri sono degli scappati di casa. O come dice Salvini, ma attenzione, noi non critichiamo il ministro Azzolina perché si mette il rossetto, perché è giovane, perché è del Movimento 5 Stelle, la critichiamo perché non è capace a fare questo lavoro. Quindi è inutile parlare di Ulisse di Itaca, che cultura che ha, caspita, mi vengono i brividi. Ma se poi la scuola mancano 2 milioni di banchi, 150.000 insegnanti, 20.000 aule, diciamo che peggio di così, altro che Ulisse Itaca, Mattarella ci va giù. Ecco, un po' così, no? I ritardi. Un po' dice la sfida, ripristinare il diritto costituzionale allo studio, no? Mattarella ci gira intorno, no? Ma chissà se anche Mattarella ha delle paroline da dire, ma se le tiene per sé, no?
Io me le immagino lì al Quirinale da solo, quante paroline dice Mattarella che poi in pubblico non può dire. E poi arriva Giuseppi. Non ci nascondiamo i problemi e le criticità. Continueremo il monitoraggio. Intanto oggi è un giorno importante per la nostra comunità e lo viviamo con entusiasmo. Sì, l'entusiasmo dei bambini senza il banco e senza il professore o professoressa. Che entusiasmo! E poi continueremo il monitoraggio. Caro Giuseppi, qui non si parla di monitoraggio, qui si parla che mancano 2 milioni di banchi. Mancano 150.000 insegnanti, non devi monitorare, devi risolvere dei problemi. È come una fabbrica che dice: non riusciamo, non riusciamo a fare questo. E il direttore dice: io sono qui a monitorare e continuerò a monitorare. No, tu sei pagato per risolvere i problemi. Tu, capo del governo, tu, ministro, voi siete pagati per risolvere i problemi. Non per monitorare, ecco. Quindi andate a fare il monitoraggio, a vedere come quelli che guardano, che costruiscono, no? Come molti pensionati che si mettono a guardare le opere in costruzione. Caro Conte e cara Azzolina, andate a guardare le opere in costruzione, no? Beh, quindi non si parla solo di disagi, ci sono buchi di organico, pochi banchi, presidi in rivolta. E Mattarella alla fine dice: la scuola deve essere aperta a tutti. A questo impegno è chiamata la Repubblica in tutte le istituzioni. Scuola aperta a tutti, ma mancano gli insegnanti di sostegno per i bambini, e chiamiamoli fragili. Ci sono ritardi, c'è problemi ancora in via di soluzione. In via di soluzione, alla faccia, hanno avuto mesi, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e metà settembre hanno avuto 6 mesi e mezzo e i problemi sono in via di risoluzione, no? Ecco, questo è un po'. E poi dice: servono coraggio, passione e iniziativa. Pure la politica deve darsi una regolata. Dice: conosco i ritardi e le difficoltà e so bene che ci saranno delle inevitabili polemiche. So anche che bisogna fare riforme, assumere, investire e che ci sono risorse limitate, ma con un paese non può dividersi sull'esigenza di sostenere e promuovere la scuola. Poi va avanti e dice: una prova per tutti, nessuno escluso, eccetera, eccetera, ma Mattarella sta rimproverando che non funziona niente e l'Azzolina si commuove parlando di Ulisse e di Itaca. Non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo. Io vi ringrazio, vi invito ad iscrivervi al canale, siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia. Non ci siamo, non ci siamo.